Allora, diamo un'occhiata alla squadra velocemente. Abbiamo Morgana al 56, Aro al 56, Futaba al 63, vabbè, ma lei non conta. Ci hanno rubato Sofia, questo vuol dire che dovremmo avanzare un po' con Ryuji, Makoto, e lascerei Morgana visto che non abbiamo un altro healer. Certo, Makoto fa anche le veci di healer, ma sinceramente Morgana in questo momento la gestisce meglio. Abbiamo 9 punti legame. Come possiamo usarli? Aumentare la possibilità delle maschere ci costa 4 punti. Aumentare la barra dello speciale ci costa 5 punti, il che non sarebbe male. Ma colpo spirituale sembra abbastanza utile, quindi per adesso li teniamo ancora da parte. Proseguiamo la nostra avventura uccidendo un po' di sarcofagi. Beccatevi questo. Maledetti. Distrutti. Una volta trovate le debolezze non siete più così forti, eh. Questo cos'è? Altri sarcofagi. Beccati con il vento. Ah, ma ci sono anche gli orsacchiotti. Voi cosa eravate deboli? Al nucleare e alla luce. Allora, trombettiere. 3, 4, 5. Beccati il nucleare. Colpiti tutti. Sarà anche un po' che effettivamente non stavo più giocando a Strikers, però comunque vedo che comunque ho imparato un po' meglio a cavarmela. Abbiamo trovato un nuovo equipaggiamento, mi sa per le signorine, perché c'era scritto Valkyria. Esatto, Auto Tarakukaja. Ovviamente aumenterà l'attacco, c'ha una buona difesa però. A chi possiamo darlo? Beh, Makoto sinceramente sarebbe una buona scelta. Però gli aumenta i 20 di SP a lei. Quasi quasi allora lo diamo ad Aru. 20 SP a lei non cambiano, però un buon attacco extra può essere sempre utile. E questo cos'è? Sembrava un nemico di Genji Impact. Trovati! Ah, ciao! Tu non sei male nel gioco base, diciamo. A cosa sei debole? Fermi tutti. Alla luce, c'ho qualcuno di luce? No, non ho nessuno di luce, peccato. E allora beccatevi questo Mazionga. Ecco fatto. Ah, l'abbiamo bloccata, fantastico. Quando riusciamo a fare queste concatenazioni, sono anche contento, ti dirò. Aspetta. Ovviamente siamo nella fase finale del gioco. Non mi sorprende che i nemici abbiano molta più resistenza. Aspetta. Dove sei? Ecco fatto. Ah, qualcuno sta tirando giù Mona? Ma che novità. A Mona servirebbe un bel po' più di difesa, effettivamente. Quanti ne mancano? Credo sia finita. No, mancano solo questi. Ah, ottimo. Nebiros. Norma ha imparato una nuova abilità. Perfetto, Diaran non è male. Completamente gli HP di un alleato. Certo, costa 40, però. Un altro forziere, vediamo che cosa contiene. Media run, ok. Ecco a te Morgana. Apriamo il forziere che contiene una polvere dell'anima, va bene. Non fa male questo, anzi. E quella gabbia rossa? Sembra così familiare. Ovviamente altri nemici. Portateli via. Ah, ma guarda un po'. Allora, aspetta che prima mi occupo di te. Aspetta. Ah, la Madonna mi ha congelato, aspetta. Beccati questo. Colpo di fuoco. Poi, tu hai bisogno del vento. Beccati questo.
Aia, da dietro, bastarda. Beccati questo allora. E ora ti assalto. Maledetti. Ehi, soragnone. Non so cosa sia successo. Mi hanno sbalzato da tutt'altra parte, ma comunque il risultato l'abbiamo ottenuto lo stesso. Ecco qua, colpiti. Colpo di vento. Madonna mia, a sto giro è pieno di gente. Madonna, qua mi hanno fatto malissimo. Allora, beccati il colpo di fuoco, stronzo. Madonna mia, ma quanti siete? Aspetta un attimo, che qua c'è altra gente che se la sta prendendo con Ryuji. Più siamo, meglio è, no? Gabbia per uccelli. Miau, 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 miau. L'attacco di Morgana secondo me è il meno efficace di tutti. Ecco fatto, tutto liberato. Ecco qua un altro boss bello grosso, sicuramente debole al nucleare. A quanto pare sarà necessario sconfiggere quel nemico prima di poter proseguire. Ah, non c'è tempo per questo. Allerta, gente, è un avversario fortissimo. Lo immagino, c'è l'aura rossa. E non parla neanche. Oh, Abaddon! Il re dell'avarizia. Debole al nucleare e allo psichico. E allora un attimo. Diamo il cambio. Facciamo. Quindi abbiamo detto nucleare e psichico. Va bene. Oh, è scappato. Fermi tutti. Madonna mia, questo scompare anche. Aia. Questo tra l'altro è anche resistentissimo agli attacchi fisici. Non sarebbe male da avere. Assaltiamo questo intanto, che così becchiamo anche lui. Calmi. Preso. Bravo Skull. Ripassa la palla a Joker. Perfetto, assaltiamolo così questo non scappa. Uno, due, tre. Beccati. Sta scappando di nuovo. Ok, con calma. Aia. Non vedo, sono incastrato. Assaltiamolo così lo becchiamo. Non vedo, sono bloccato. Prendi questo, così poi ti sparo anche uno speciale in faccia. Mi mette sempre contro il muro, quindi non vedo mai dove sono. Non vedo mai effettivamente dove sono. Beh, abbiamo tolto un bel ciocchetto di vita, gli abbiamo tolto, no? Oh, calmo, becca lui. Non vedo, sempre contro il muro mi spara. Non vedo, sempre contro sto maledettissimo muro. Cos'era quel colpo incredibile? Aspetta.
E allora beccati questo, così ti interrompo l'attacco. C'è da dire che comunque siamo abbastanza prontati per questa fase di gioco. Comunque ce la stiamo cavando a meraviglia. Oh, calmati. Beccati quest'ultimo, Mafreydine. Ultimo no, però quasi. Aia. Dal fondo qualcuno mi ha sparato un proiettile. Colpito. Beh, non è stato difficile abbatterlo, anzi, pensavo molto peggio. Pensavo molto peggio come nemico. E abbiamo un altro checkpoint da questa parte. Come ho fatto a non vederlo, tra l'altro? Meglio, sono quasi tutti a corto di SP, fantastico. E abbiamo trovato una porta. La sala dell'arca, il retro. Siamo già arrivati all'arca, davvero? Mi sembra strano. Un momento. La sala dell'arca è poco più avanti. Siamo riusciti a tornare indietro finalmente. L'uscita dovrebbe trovarsi dall'altra parte della stanza. Credo sia il caso di andare avanti. Ci occuperemo di Cinose uscendo. E il cristallo? Con il prossimo laser potremmo non essere altrettanto fortunati. Aggiriamolo. Non funzionerà. La sua posizione e la sua velocità ci impediscono di girargli attorno. E allora che facciamo? Ho notato una cosa. Prima che ci colpisse, ha dovuto caricarsi. Intercettando la sua frequenza, potrei riuscire a scollegarlo dalla sua fonte di energia. Sicura che funzionerà? Hai idea di quanto tempo potrebbe volerci per hackerare quell'affare? No, ma credo che valga la pena tentare. Se il laser non avesse un tempo di caricamento, Cinose non avrebbe bisogno di Sophie. Buona osservazione. Se avesse potuto farci arrosto seduta stante, l'avrebbe fatto fin dall'inizio. Proviamo allora. Sembra proprio essere l'unica opzione. Se c'è una chance anche minima di fermare Cinose-san, ci dobbiamo provare. Inizierò analizzando il cristallo. Voi dovrete trovare il modo di resistere il più possibile finché non avrò finito. Una battaglia di resistenza. Ricevuto, buona fortuna con l'hacking. Dobbiamo lasciare qui Sophie, non abbiamo altra scelta. Portarla lì dentro è troppo pericoloso. Dovremmo lasciare qua qualcuno a controllarla? Tieni duro Sophie, torniamo subito. Tutti pronti? Andiamo. E adesso lei si riprende, si sveglia e ci salva. Oh, patatina Sophie. Oh, piccolina. Comunque, visto che la squadra non è nel migliore, ho sbagliato, delle condizioni, io toglierei Makoto, metterei Ryuji, Han e Zenkichi. Zenkichi perché è il più forte a livello fisico, Han a livello magico, Ryuji è un buon tank. E andiamo nelle profondità dell'abisso, non prima di aver fatto un altro checkpoint. Procediamo. Cinose è poco più avanti. Tutti pronti? Andiamo. Sì, non le permetteremo di prendersi il gioco dei ladri fantasma. È l'ora della rivincita. Ah, siete ancora vivi? Incredibile. Ecco appunto. Wow, siete tornati per davvero? Potevate anche restare laggiù? Voglio dire, perché perdere tempo continuando a tornare qui? È inutile. Siamo qui per confutare la tua piccola teoria. Sei finita. Ti daremo una bella lezione e rimetteremo in sesto Sophie. Perché vi opponete? Potreste assistere alla nascita di una divinità ed essere tra i primi a mettere i piedi nella terra promessa. Nessuno sarà più costretto a soffrire o a desiderare qualcosa. È incredibile come in questo titolo sia il popolo a chiedere una divinità quando prima era la divinità a imporsi sugli umani invece. State combattendo contro un'utopia perfetta, ve ne rendete conto? Poter percorrere un'unica strada imposta da chi non ha il minimo riguardo per i desideri delle persone, sarebbe questa la tua utopia perfetta? Guarda questa prigione, per esempio. A quante persone rinchiuse nelle celle è stato sottratto ciò che le rende umane? Eppure hai il coraggio di chiamare questo posto la terra promessa per il genere umano?
Naturalmente. Il tuo primo errore è stato considerare questo posto una prigione. Emma protegge le persone, le tiene al riparo dal dolore, dalle preoccupazioni e da ogni altra forma di sofferenza. È l'utopia che gli esseri umani sognano fin dalla notte dei tempi. Emma sa bene come fare per condurli tutti alla terra promessa. Guarda caso, la tua terra promessa è praticamente uguale a Memento. Ma che sorpresa. Ecco perché sappiamo che quel che dice è soltanto una marea di sciocchezze. Questo posto non dovrebbe esistere. Siamo noi, con i nostri sforzi, a costruire la nostra strada e percorrerla guidati dal nostro cuore. Non cederemo mai al controllo delle nostre vite. Accidenti, siete proprio dei tipi tosti. Immagino che abbiate preso la vita di petto facendo in modo che andasse tutto come volevate, vero? Ma questo vale soltanto per una ristretta minoranza. Che mi dite di tutti quelli che hanno smarrito la via? I ragazzi emarginati nelle vostre scuole, le persone che vengono schernite e diffamate in rete. Basta un passo falso e il loro destino è segnato. Vengono costretti a portare un fardello che li perseguirà per tutta la vita. Questo è vero. Vi sta bene che queste persone debbano subire tutto questo? È soltanto perché voi siete forti? È perché voi non avete mai commesso errori? Ti sbagli di grosso, Shinose. Io non sono affatto forte. Non lo sono ora e non lo sono mai stata. Faccio ancora un sacco di errori, di casini. E sono certa che continuerà a succedere in futuro. Io l'ho visto con i miei occhi. Ciascuno di questi ragazzi è dovuto ripartire da zero, facendosi strada con grande fatica. Hanno sofferto, hanno reagito, hanno lottato. Non sono tanti forti, ma lo sono diventati. Crescere, maturare, migliorarsi. E anche questo che rende tali gli esseri umani? Se non provi alcuna emozione, allora perché in questo momento sembri così infuriata? L'invidia che provi per questi ragazzi ti si legge in faccia. Non ignorare le tue emozioni. State zitti! Ecco appunto, fai silenzio. Tutti voi, fate silenzio. Questa unità è infallibile, ti indica la strada. Non puoi non seguirla. Gli umani non hanno bisogno del cuore. Combattiamo i Shinose? Ah, ovviamente Shinose protetta. Aspetta, voi cosa eravate deboli? Al nucleare. Lo so che è inutile colpirti, e che non lo so. Dobbiamo solo reggere qua. Dobbiamo solo reggere il più possibile. Aia, che dolore da dietro. Tu cosa sei debole? Tu sei debole al nucleare? No, quello è l'orsacchiotto. Tu sei debole alla luce e basta. E beh, io continuerei ad usare trombettiere per il semplice fatto che la maggioranza... niente, non posso più usare trombettiere. Stavo per dire la frase, la maggioranza dei nemici è l'orsacchiotto. E invece, guarda un po'. Maragidain! Bravissima Anna! E basta un po'! Beccata. Man sta continuando a recuperare punti vita a colpo. Ah, ok, no, mi sembrava. Colpita. Oh, calmi tutti. È morto Joker, porca miseria. Fermi tutti. Joker torna in vita. Diamogli il cambio. Non abbiamo SP sufficienza, giustamente. E allora, beccati questo assalto. Beccatevi questo. Io lo sto neanche leggendo perché non faccio a tempo a leggere e a guardare lo schermo. Ah, ci ha sgamato. Questo sono riuscito a leggerlo, però. Sono riuscito a leggere che ci aveva sgamati. Mi serve un attimo di spazio. Allora, calmi tutti. Diamo un po' di SP a Joker. Curiamo noi stessi. E curiamo anche Zenkichi. E dai. Porca miseria però, eh. Certo che
Quando ti circondano in sto gioco è la fine però, eh. Ho visto un'autodistruzione io. Beccatevi questi colpi divini, maledetti! Madonna mia, ma sta andando tutto a schifio. Sta andando tutto un po' a schifio in questo momento, eh. Riportiamo in vita Phoenix. Facciamo cambio. Megidola. Vabbè, piuttosto che farsi colpire, aspetta. Beccatevi questi. Credo che abbiamo finito. Vai Zenkichi. Ok, è rimasto solo un nemico. Sì, come no, Panther. Ce l'abbiamo fatta manco per niente. Ma